Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi abbiamo scelto in redazione la Creative SX5 Gamer, un headset da gaming che, come suggerisce il nome, sono dotate della tecnologia audio Super X5, una tecnologia audio che ha vinto tra il 2019 e il 2020 ben 23 premi, come possiamo osservare dal logo presente sulla confezione, ed è la medesima tecnologia che abbiamo trovato sulle due schede audio interne ed esterne che abbiamo già recensito sul nostro sito. Passando alla confezione, possiamo osservare una grafica molto aggressiva, immagine illustrativa, modello. Ovviamente brand, logo ci ricorda gli awards vinti, uno slogan e nient'altro. Nel retro della confezione troviamo le principali caratteristiche di queste cuffie, che sono velocemente un'illuminazione di tipo RGB, dotazione di un cavo rivestito in intreccio di tessuto USB Type-C, è presente anche un adattatore Type-A classico USB per collegare le cuffie eventualmente a computer non dotati di questo connettore. Driver da 50 mm al neodimio, Commander Mic per quanto riguarda il microfono, dotato di tecnologia Super X5 Imperson che dovrebbe migliorare la comunicazione vocale in chat appunto vocale. Troviamo altre informazioni ai lati e precisamente troviamo la compatibilità delle cuffie al PC Mac PS4 Nintendo Switch, ma anche ai dispositivi mobile dotati di jack 3,5 mm. All'interno della confezione troveremo velocemente un manuale relativo alla garanzia, un prospetto che ci ricorda o comunque ci suggerisce di scaricare l'applicazione sul nostro smartphone per creare vari profili audio con anche il mapping del nostro orecchio, una delle caratteristiche dei prodotti di recente produzione di Creative, un manuale di istruzioni che sicuramente non ci interessa, un cavo dotato di doppio connettore jack 3,5 mm placcato oro, il cavo non è rivestito in intreccio di tessuto ma classica gomma. Questo ci permetterà di collegare e utilizzare le cuffie con dispositivi dotati di jack 3,5 mm, quindi dispositivi mobile, smartphone, tablet e eventualmente PS4. Il cavo rivestito in intreccio di tessuto con doppio connettore USB Type-C per collegare le cuffie al nostro computer e nel caso, come dicevamo, non siamo dotati di questo connettore, è presente un adattatore da USB a Type-C al classico connettore USB, connettori non placcati oro. A seguire troviamo il microfono Commander Mic, che è dotato di un classico jack 3,5 mm placcato oro, completamente flessibile. Ed infine troviamo le cuffie stesse, che sono le Creative SX5 Gamer. Dando uno sguardo più da vicino, colorazione total black, una linea molto pulita ed elegante. La headband nella parte superiore è presente il logo del brand Creative, rivestimento in similpelle sia per quanto riguarda l'interno sia per quanto scusate, l'esterno per quanto riguarda l'interno. Devo dire che non troviamo alcuna imbottitura, infatti, come possiamo vedere, lo spessore arriva direttamente all'archetto della struttura in alluminio delle cuffie. Come possiamo vedere, però, sono molto flessibili, quindi permetteranno una calzata e speriamo un comfort adeguato. Possibilità di regolarle, come possiamo vedere, qui troviamo degli step numerati. Troviamo anche qualche dettaglio SX5 Gamer su una finitura lucida. Nella parte esterna dei padiglioni troviamo, quando ovviamente collegate le cuffie al computer e quindi in alimentazione, un ring, quindi un cerchio del colore che potremo impostare tramite software di gestione, quindi è presente un'animazione di tipo RGB per dare un tocco più moderno alle cuffie. Possiamo osservare questo leggero gioco laterale per migliorare la calzata delle cuffie sulla testa. L'interno è presente dei padiglioni con un rivestimento sempre in similpelle, dotate di memory foam, buona imbottitura, come possiamo osservare.
Per quanto riguarda la parte esterna ai padiglioni, troviamo nel lato sinistro i vari comandi direttamente sulle cuffie in modo da non avere alcun ingombro addizionale una volta collegate le cuffie. Precisamente troviamo il tasto per attivare il profilo Super X5, passare al profilo Battle Mode cliccando un'altra volta o cliccando ancora un'altra volta per disattivare entrambi i profili. Troviamo una rotellina per la regolazione del volume, un tasto per attivare e disattivare il microfono. Il microfono, quando è in funzione, è dotato di un LED rosso. Quando lo disattiveremo, questo LED scomparirà. Quindi, diciamo, è un po' l'opposto a quello che abbiamo visto in altre headset da gaming. A seguire, troviamo l'ingresso per il connettore jack 3,5 mm per collegare quindi le cuffie ai vari dispositivi dotati di suddetto jack. Il connettore USB Type-C per collegare le cuffie al computer o eventualmente a dispositivi dotati di tale connettore. Ancora l'ingresso per il microfono ed infine il tasto per l'illuminazione RGB che ci permetterà sia di fare una scelta del colore o degli effetti che vorremmo o per disattivare completamente l'illuminazione RGB. Il microfono, come possiamo osservare, è dotato di un piccolo spacco, una piccola scanalatura che permette una installazione, diciamo, obbligatoria all'interno dell'ingresso e quindi non potremo sbagliare nell'installazione del microfono. Ecco come si presentano le Creative SX5 Gamer una volta integrate anche del microfono. Rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com che troverete sempre giù in descrizione, dove verrà riportata anche la recensione scritta completa, dove troverete, scusate, immagini dettagliate, test, considerazioni e conclusioni. E vi ricordiamo sempre di seguirci, di iscrivervi al nostro canale per permetterci di portarvi sempre più contenuti nuovi e per portare prodotti di ultima generazione. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo al prossimo video unboxing, un saluto allo staff.